Attenzione, non facciamo che chi mangia e chi beve e nessuno sta attento, eh? Oh. Oggi vi parlerò dell'acqua. Scriveva Pasquale Lafayette, enorme l'importanza dell'acqua nella vita dell'uomo. E io aggiungo anche della donna. Voi mi domanderete subito, ma che cos'è l'acqua? Ma come che cos'è l'acqua? A ogni modo io per aiutarvi ho fatto qua un disegnetto. Ecco, questa è l'acqua. Questo non c'entra niente, questo è il rubinetto. Ed ora passiamo subito a un esperimento di laboratorio. Come potete vedere, l'acqua è trasparente. Voi direte, ma anche il vetro è trasparente. D'accordo, ma l'acqua è liquida. E voi direte, ma anche il vetro può essere liquido. Ma se fate tutte queste osservazioni, io non vado più avanti. Io volevo soltanto dire che l'acqua si divide in calda e in fredda. Se invece di dividersi si unisce, noi abbiamo l'acqua tiepida. Però è erroneo pensare che l'acqua sta nel rubinetto. Non è vero, è dietro il rubinetto, nel tubo. Qui non c'è nemmeno il tubo, quindi non c'è l'acqua. Gutta cavat lapidem, la goccia scava la pietra. Voi sorriderete di questa frase che poi non è nemmeno mia, ma io vi convinco con l'esperimento del Morrison, ovvero della goccia pignola. Questa è la goccia, questa è la pietra, e adesso vediamo come la goccia scava la pietra. Beh, certo ci vuole un po' di tempo. Intanto passiamo all'esperimento della goccia che fa traboccare il vaso. Ecco, questo è il vaso, qua c'è la goccia che lo fa traboccare. Attende, ecco, questo, no, non è questo. Ecco la goccia, no, non è nemmeno questa. Eccola, beh, qua le gocce sono tutte uguali, va a trovare quella che fa traboccare il vaso. Vediamo che ha fatto la goccia che scava la pietra. Niente, ancora non ha scavato, però l'ha bagnato tutto, anzi addirittura ha traboccato qua. Che stupido, ho sbagliato goccia. Ho messo la goccia che fa traboccare il vaso a scavare la pietra. E con la goccia che scava la pietra ci volevo far traboccare il vaso. Non importa. A ogni modo tutta quest'acqua non serve a niente se non ci si mette dentro un doppio brodo star, ottenendo così un'ottima minestra. Il doppio brodo star fa riuscire meglio qualunque minestra. La minestra piace il doppio col doppio brodo star. Basta il profumo per dire star. È un profumo irresistibile, perché c'è sapore e sostanza nel doppio brodo star.